Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: i soldi degli italiani potrebbero essere a rischio se non si fa attenzione a determinati particolari. Scopriamo insieme come evitare guai. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo attualmente è importante fare una maggiore attenzione ai fattori che potrebbero peggiorare la situazione economica. Con l'ondata di Covid che ha colpito sia l'Europa che il resto del mondo è scoppiata una crisi che potremmo portarci dietro per diversi anni. Le gravi ripercussioni del crollo economico rischiano di subire un ulteriore colpo per via della guerra russo-ucraina. Il premier Draghi ha affermato che per il momento non ci sono ancora i presupposti per un cessate il fuoco. La sua certezza deriva dalla recente chiamata telefonica dalla durata di circa un'ora che ha avuto con il presidente russo Vladimir Putin. Come se non bastasse, nelle ultime settimane si è verificato un incremento delle truffe telefoniche ed online che potrebbe compromettere la sicurezza dei nostri conti correnti. Adesso è arrivato il momento di scoprire i modi e i segreti per evitare di perdere tutti i propri guadagni. Conti correnti, ecco come evitare il disastro. A scoprire l'ennesima truffa che riguarda i nostri conti correnti è stato l'inviato di Striscia la Notizia Marco Camisani Calzolari. Il servizio in questione, andato in onda lo scorso 8 di aprile, è stato realizzato come al solito dall'ormai noto esperto di informatica che lavora per il TG satirico di Canale 5. Stando a quanto riportato durante il suddetto servizio, una delle truffe più frequenti degli ultimi tempi consiste nella ricezione di un SMS. All'interno del messaggio di testo, un'azienda italiana avvisa l'utente che qualcuno ha cercato di accedere al proprio conto dal Belgio. Con le stesse modalità esiste anche un altro tipo di SMS falso, questa volta a nome di un noto e-commerce che, come riportato da Libero Quotidiano, promette guadagni facili e veloci. Come se quelle elencate finora non bastassero, l'ennesima truffa portata a galla da Marco Camisani Calzolari è quella di un link che offre un prodotto a prezzi stracciati, invitando chi lo riceve a cliccarvi sopra per sfruttare l'offerta. L'esperto di informatica di Striscia, quindi, ha dato alcuni consigli su come evitare tali raggiri. Innanzitutto ha chiarito il fatto che nessuna azienda invia messaggi di questa tipologia, pertanto bisogna sempre diffidare a prescindere da queste promozioni particolari. In secondo luogo ha sottolineato come non bisogna assolutamente mai cliccare su certi link, altrimenti si rischia seriamente di concedere informazioni utili per farsi sottrarre i soldi. Infine, l'inviato di Striscia ha invitato i telespettatori a fare una grande attenzione ai siti su cui inserire i dati della propria carta di credito, onde evitare spiacevoli sorprese sul conto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.